In camera oscura ora. Mai. Devo rimanere il più lontano possibile da lei. Potrei andare al cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta. Ecco la pompa. Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto fa paura. La tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccole, per vedere chi aveva il coraggio di scendere le scale. Nessuna superava i primi due scalini. E ora è lì sotto, da sola, al buio. Avrà una paura terribile. La cripta è qui. Non ora. Speriamo che non ci sia il custode. Mi mette i brividi quell'uomo.
La cripta di famiglia è chiusa. La chiave è nel casotto del custode, come sempre. Questa porta è chiusa, ma io devo assolutamente entrare. Ci sarà qualcosa per forzare il lucchetto qui in giro? Queste sono perfette per forzare il lucchetto. Di corsa, prima che il custode torni. Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico. Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573. Staccate il microtelefono dal gancio e portate il ricevitore all'orecchio. Sentirete un suono continuo. Introducete l'indice nel foro corrispondente al numero 0. Girate il disco fino al punto di arresto. Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo. Ripetere la stessa operazione per le cifre 5, 7, 3. Basta, non posso più andare avanti così. Non posso continuare a fare finta di niente. La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti. Mia figlia non è stata neppure seppellita e io ho dovuto seppellire quella mezzosangue. Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi. Bastardi. Ecco cosa sono. Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita, ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi. Non mi vedrete più. Ma sentirete parlare di me. Viva la Resistenza. Viva l'Italia. Ciascuno sta da una parte. Io mi trovo dalla parte della mia famiglia, ma non so se è la parte giusta. Capisco perché avevamo paura da piccole. È un luogo piuttosto tetro.
Che Dio mi possa perdonare per quello che sto per fare. E perdonami soprattutto tu, Marta. Era vero. Marta era incinta. Incinta di un feto deforme con due teste. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Ero sempre più sconvolta. Stavo facendo cose che neanche... non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Come prova, per mostrarla a mia madre, a tutti. Chissà poi perché. Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te, sistemarti e rimarrò qui con te. Passeremo tanto tempo assieme. Ti amo, Marta. Dottore, la devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti, soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Concordo. Ma in Germania potrà avere cure migliori, in una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. L'ha presa lei, chi altri? Sono così spaventata, dottore. Non posso più aspettare. E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Eric, uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Quella dannata ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui, in cantina. Prima o poi verrà in camera oscura, questo è certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia.
ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore, non si preoccupi. Ci vedremo più tardi. Sta dormendo. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura, pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. Farei troppo rumore e sveglierei la mamma. Farei troppo rumore e sveglierei la mamma. Ora la sveglio e confesserà. E come se confesserà? Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Ma chi mai mi crederà ora? Mi porteranno in manicomio. Quei rollini sono la mia unica speranza. Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Prima o poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. È andata via la luce. È impossibile sviluppare quel rullino ora. Ora ho le chiavi della mia vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa?
Finalmente posso rientrare nella mia stanza. Il teatrino delle marionette. Quanto mi piaceva. È come essere di nuovo bambina. Giocare con le marionette a quello che accade nella vita reale. All'inizio c'era sempre la leggenda della Dama Bianca. Altrimenti nulla aveva valore. Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna, uccisa dall'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte. Quante aspettative. Il mio amato ancora non c'è. Aspetterò. Ah, che bella luna stasera. È arrivato. Cosa succede? Mi sembri strano. So che hai baciato un altro. Potrei mai farlo! Ti amo! Ti amo troppo! Il pensiero di perderti mi fa impazzire! Per questo ti uccido! Che cosa ti ho fatto? L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. Aiutatemi! Aiutatemi! Ora posso iniziare. Cominciamo a fare chiarezza su quanto accaduto la sera prima di quel maledetto 16 luglio tra me e Marta.
Mi accompagni al lago domani? Voglio scattare delle foto. Andiamo all'alba. Lei dorme. Sai che prende quella medicina, no? Svegliami tu. Hai visto l'apo ieri? Sì, dai, bella idea. Andò così. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza, sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. Wenn dir zu Füßen sinken, dir allein, wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar, Traumschön und Sehnsuchtsfahr. Sei incinta, tua sorella aveva ragione. Che cosa vuoi da me? Come ti permetti di rivolgerti a me in questo modo? Certo che no. Marta aveva una cicatrice in fronte. Chi gliel'avrebbe fatta? Sie nicht.
Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. Sì, almeno io mi sono divertita. Te la faccio pagare, sgualdrina! Esci subito dall'acqua! Tum! 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 Sarà andata più o meno così. Non saprò mai con esattezza cosa accadde, ma credo di essermi fatta un'idea. Così la mamma ha ucciso Marta e io le ho sparato. Io non volevo sparare, a dire il vero. È nella mia testa. Ora devo capire. Posso farlo. Un braccino. Una gambina. Un altro braccino. L'altra gambina. Oh, guarda, è rimasta la testina. Ero sotto il ponte. Era solo un gioco. Questo però non è un gioco. Stavo solo giocando. È un brutto scherzo. Sotto il ponte, la chiesa, il paese, parlare, la dama bianca.
È tornata la luce. Ora posso sviluppare quei rullini, sperando di trovare quello che cerco. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto. Io e te. Thank you.
Così dovrebbe andar bene. La mappa si vede. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era... era innocente. E io... il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. Forse le rivedrò e potrò cercare di farmi perdonare. E se dopo la morte non c'è nulla, sarò almeno libera da questa sofferenza. So che non è giusto. Ma non posso. Non ce la faccio più. Sparai di istinto a quel soldato, colpendolo in piena testa. Ma non fu una buona idea. Non era venuto da solo, ovviamente. Quando entrarono gli altri, chiusi gli occhi. Sentii un grande trambusto. E poi un dolore acuto al ventre. Mi stavano prendendo a calci mentre uno di loro cercava inutilmente di convincersi che il soldato a terra fosse ancora vivo. Mi colpirono sulle costole, sulla schiena e sullo stomaco. Non riuscivo a respirare e allo stesso tempo avevo i conati di vomito. Fu ordinato di mettermi su una sedia, legata talmente stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo bastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Muovendo la lingua sui denti pensai che non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Mi costrinse a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte... avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione. Poi indicò uno dei soldati e quindi indicò me. Era arrivata la mia ora. Uscirono tutti, tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire, forse, ma non così.
Il terrore mi pervase. Sentii il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. Gli avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce: «Ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata!» Rimasi immobile e lui se ne andò. Svenni nuovamente. Quando mi risvegliai non sapevo più cosa fare. Ero completamente vuota e il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura. Sempre che i soldati non lo avessero distrutto. Ora la sveglio e confesserà. E come se confesserà? Cosa fai con quell'arma? È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago, mi sono preoccupata. Quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero, forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata, per tutti. Devi stare zitta! Non parlare, non dire più niente. Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... mio Dio, era terribile. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona e ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me, forse. Così mi precipitai a giocare di nuovo.